Saluto, donna Cristina. Vede se puoi cambiarmi sul biglietto di 10.000 lire e chiama la carrozzella che vado di fretta. Subito mi serva. Ah, poi porti 5.000 lire sopra la signora Male, quella ti dà una valigia. Lasci in abbascio palazzo, quando è più tardi torna e mattina. Mi raccomando, Vada a pompiere tranqui. Io sì, donna Cristina, devo andare a Salerno per un pazzo lui. Sì, alza partita. E dovrei dirmi sbaglio. Sì, alza partita. E Ricuccio non ci sta? Ierno è andato a fare un'imbasciata a mio marito. Adesso vieni. Perché la vita dice qualcosa? No. Quello è malato. Quando poi, quello è malato a utero suo. A se stessa attende però che qualcuno la può far tornare il cervello. Eccomi qua. La carrozzella sta a basso. Castano 5.000 lire posto, ma porta 5.000 lire sopra dalla signora Amalia. Vabbè. E figli da lì? Vabbè. Gli vado a fare un servizio con vicino, ma torna e mamma. Va bene. Permettete, donna Cristina, ci vediamo quando ritorno da Salerno. Aiutati, state con voi. Sarà non è legittima. Me ne sono accorto pure io. Parlavano poco mazzicata. Quello la vuole cogliere un brigante. Madonna. E ci riesce. Andava a me solo per i tesagli a Don Petrucci. Donna Cristina? Sì, donna Vittina. Posso entrare? E accomodatevi, prego. E lo domandate. Questa è casa vostra. Io avevo la porta di casa socchiusa e ho sentito tutto, eh? Fatto di Don Vincenzo. Sì, sì. La tragedia scoppia, ve lo dico io, ieri sera. Ho sudato come una fontana. A che ora? A che ora? Alle 7.35 precise. In quel momento avevo messo sul fuoco il segame con la pasta e fagioli per farla riscaldare. Mettere il segame sul fuoco e sentirmi la fronte imperlata di sudore fu tutt'uno. Ci siamo, dissi io. Il mio primo pensiero però fu quello di togliere la pasta e fagioli per non farla attaccare. Già. Ma non feci in tempo. Come al solito, mi sentì due mani che mi spingevano e io dovetti camminare in direzione della spinta. E dove vi portò la spinta? Davanti alla porta di casa di Don Vincenzo. Guardate! E lì cominciò il mio sudore più forte ancora. La prima ad accorgersene fu Donna Assunta, la sette di biancheria. E io arrivai a sentire che diceva, lei che cos'è questo odore di mandorle amare? Mandorle amare? Già. Poi si fece la folla intorno a me e mentre tutti quanti si inginocchiavano e si facevano la croce, io andai in estasi e cominciai a declamare. E stati ieri sera verso le 7 e mezza. Precisamente. E l'odore si sentiva per tutte le scale. Io non l'ho sentito. Ma non era l'odore di mandorle amare, no. Tanto che io dissi a mio marito, dici, tu la senti questa puzza di cipolla? Ma che cipolla è cipolla? Donna Concetta, tu andai a cipolla. Era una mandorla amare. E la declamazione fu positiva o negativa? Negativa. Tanto è vero poi che quando mi sono riavuta e mi sono tornati i sentimenti, mi hanno detto che ho fatto la stessa declamazione di quando scoppiò l'incendio al piano di sopra. Ramifica gramigna velenosa. Allunga le tue spine in ogni cuore. Fingiti profumata e rigogliosa, ma sprigiona violento il tuo fetore.
Che brutta cosa. E l'indomani successe l'incendio. E la sera stessa il tedesco si sparò. Potete essere sicure che non passerà la giornata senza che il fato cattivo non si abbatte sulla casa di Don Vincenzo e Donna Maria, ve lo dico io. No, mi povera gente. Ma scusate, non può essere invece che succede qualche cosa di buono. No, perché quando vado in estasi e sudo per le cose buone, la declamazione è differente. E il sudore è alla violetta, al ciclamino, al gelsomino, seconda la cosa buona che deve venire. Per esempio, vi ricordate quando mia nipote ebbe quell'attacco di appendicite e stava per morire? Io andai in estasi, sudai alla violetta e declamai versi sciolti. Fiori d'arancio e grano dorato, vestitevi a festa, giubile intorno, più verde del prato, smeraldo lucente è il vestito che indossa Anna. E l'indomani mia nipote fu salva. Tanto è vero che domani abbiamo la festa per Sant'Anna. Mia nipote si è fatta qui il vestito, come no. E domani c'è la funzione in chiesa per la grazia che abbiamo ricevuto. Cara, dimmi. Il vestito l'ho finito di imbastire. Ah sì, cara, adesso lo facciamo battere a macchina da Donna Assunta. Speriamo che non succeda niente di grave. Veramente. Ma non vi illudete, donna Cristina mia, no. Aspettate un momento. Dicere, sì, il sudore di ieri sera di che cosa odorava? Di mandorle amare. Avete sentito? Più tardi me ne danno una voce, Don Vincenzo e Donna Maria. Vedrete voi. A me sembrava puzzo di cipolla. Stanno che a cipolla, donna, con te non era cipolla. Era una mandorla amara, hai dato a frasetta. Era una mandorla amara, e basta. Zia Virginia. Che c'è? Zia Virginia, io ho vergogna di andare per la questua. Vergogna? Non lo dire neanche per il scherzo. Adesso hai fatto il voto e lo devi mantenere. Ma io non mi ricordo quello che devo dire. Oh, santo cielo. Devi ripetere la mia stessa declamazione. Ti ricordi come ti ho detto, bella dati, i fiori d'arancio? Sì, fiori d'arancio. E grano dorato. Vestitevi a festa. Giubilo intorno. Aspetta, adesso andiamo dalla sarcia, se no si fa tardi. Voi mi permettete, donna Cristina? Più verde del prato. Smeraldo lucente. E il vestito che indossa. Ripeti allora. Fiori d'arancio. Piano, fai capire bene. E grano dorato. Vestite la festa. Giubile il giorno. A me il salutaggio. Buongiorno. Festa. A me mi è venuta un'altra convulsione proprio all'angolo del vicolo, Si è fatta la folla così. Se non era per il farmacista che mi buttava una caffettiera d'acqua in d'arecchia, non stavi sbattendo ancora la terra, hai capito? Figlio mi bello. Io sono malato. Non volete capire, sì o no, che sono malato? Non ho capito. Cuore, mamma. Cuore, mamma. Tu, in mezzo alle scale ci devi mettere un lume, che se mi viene una convulsione fra il primo e il secondo piano, io resto oscuro e la gente che passa magari un gol, hai capito? Il lume ce l'ho sempre messo perché sono messo un lumino. Ma poi quando lo volete sapere non l'ho messo più proprio per voi. Per me? Perché me l'hanno detto che vi pigliate il lumino di tutto il palazzo e vi andate a vendere al portiere di rimpetto. Mo tu, con quello che io ti potessi mandare carcerata dritta. Quando non si ha la prova non si può dire vicino a uno tu sei Mariuolo. Ma lo faccio apposta. Sempre che non goccio lo facciamo stare, Ma va a te, vedi, pensa a pulire il palazzo piuttosto che ridotto veramente uno schifo. Se vado a ricorrere all'ufficio di igiene, faccio attaccare mano e piede. Veramente. Voi prego la vostra palazzo mandare quello brillante. E mette scala, se ci vogliono mangiare i maccheroni. Ma guardate che ci vado a parlare con un cretino, con un qua di cimano. Non ho fatto. È meglio che me ne mandi da me. Non capisco. Si chiude a 2 anni ne passa. Ci sono giusto.
Ci dite che qua non ci stava che mangiare. Sta pigliato con me, sta pigliato. E perché? A che le tacci? E che fa? E tu che c'entra? Gli dici la gittinanza alla gente. Si capisce, tu l'hai fatto fare una brutta figura. Sta figura. Ah, ma tu non lo combini una buona, proprio sa, una buona. Oh. Invece ieri sa che mi rifetti. Sei dispiaciuto che tu a me mi chiama mamma e a Issa Don Giovanni. Si capisce. Perché voi mi volete bene veramente, e Issa invece no. Allora mi vennero chiamare padre a me. Urillo, che ci sei? Tarracco, ma mi chiamalo papà, che ci vuoi? Ma... papà! Ma... no! Ricucita ha fatto l'imbasciato. L'avvocato fino a quest'ora non ha mandato ancora niente. È venuto il fratello di Don Vincenzo, quello che ci prestò le 500 lire il mese passato. Lei voleva. Hai detto così che tornava più tardi. Senti, io non ti mi la schiaffo perché sto debole, non ho la forza. E poi non siamo allo stesso livello, devo perdere tempo vicino alla faccia tua, sarebbe un avvilimento per me. Però ricordati le parole mie, eh? Oh, ma come sto combinando? Ricordati le parole mie, eh? Se non la smetti, dimentica la strada di casa, non mettere più piede in questa casa. E che delinquente disonesto, amorale, questo si andare là, guardate, sei età di perdere tempo a fare giocattoli di carta, invece di preoccuparsi di trovare un posto, bisogna portare una lira a casa per aiutare la barca, mi capisci? Mi capisci, ha trovato la vita comoda, il letto lo trovo, il mangiare lo trovo. Raramente, ma lo trovo. E allora, si capisce? Fa il depossato, il delinquente. Ma state accorti, me l'hanno detto, me l'ha detto Concetto alla portinaia. Dice che porta lettere, biglietti e imbasciate per conto di Donna Amalia al piano di sopra, ci dobbiamo guastare col marito. Quella è una persona per bene, una persona che ci ha aiutato pure in momenti difficili, dobbiamo contraccambiare, questa è la riconoscenza. Ma quando mangi, zitto, proprio tu. Ma c'è cretino, proprio lui. Ma l'ha detto, accorto che sei il marito di sorpresa, quello da ammazzo, di sparo, sparato fino a... Ci vuole la rosa. Spara, c'ha il calibro 12. Ma gli ha mai sì. Una rivoltella così, e poi ti spara. No, guarda, ti l'è stato uno sbaglio. Sì, ho sbaglio. E Ricucci non è qui. Sì, quello è un traditore, quello è un delinquente, quello è un delinquente, quello là. Delinquente. Obbligazione a mamma, lei, e io qua, non vi ci facevo mettere radici. Ce lo cresciamo, quello è orfano, povera creatura, è orfanello, ce lo cresciamo. E io te lo dicevo, ti ricordo, Dio lo sa, come cresciamo, noi ci mettiamo a crescere gli orfanelli. Cioè va bene, dove ci sono i bambini c'è la provvidenza. Guarda là, guarda quanto è bellino, guarda com'è bellino. Guarda che delinquente che diventa, guarda che diventano gli orfanelli bellini, guarda. Sì, fa. Papà, non va pigliate collera. Papà. Ma guarda papà, chi ti conosce? Ma ti dico loro, non ti permettere più di chiamarmi papà, sa, mi vergogno come un ladro. Mi devono un figlio cretino come lui.
Quello si è presentato in galleria, io le sono arrivato veramente dai fucilati. Io stavo trattando un affare con degli amici, li avevo convinti. Si trattava di formare una società per comprare un po' di merci fallimentare. Ora vengono questi giorni di festa, per i paesi ci sono le fiere. Ho detto siamo 5 persone, ci spostiamo per la provincia, vendiamo con un sovrapprezzo, io conosco un negoziante che mi agevole. E già, dice, ma ci vuole un capitale. Beh, naturalmente, di tutte le cose ci vuole il capitale, lo formiamo. Mettiamo una quota a testa, ci quotiamo. Cioè, ma io, bravo, bravo, ci dico, date le quote a me, io faccio la cassa. Non per fare una cosa disonesta, per carità. Ma ho pensato, dico, poi la quota mia la verso dagli utili. Perché si fa? In commercio si fa. Si parla così, si parla di cifre, ma non si versa mai, si scrivono le cifre. Quando mai si fa? Vabbè, gli utili poi si dividono gli utili, ma le vuole. Dice, quanto ci vuole, quanto deve essere la quota? Stavamo scrivendo, che si è presentato? Questo cretino ad alta voce, ineducato, per la strada, no, non si grida. Dice, sapete, ha detto, mamma, vedete che dovete fare? Perché a casa non c'è nemmeno la lira, non c'è niente da mangiare. Hai capito? Naturalmente non c'è peggio della sfiducia in commercio. Immediatamente dice, come non ce l'ha? Dice, no, sapete, quella mia moglie ha le mani bucate, io non le faccio mai sapere i fondi segreti, che dovevo dire? Vogliamo stringere, non ce l'ha, lasciate stare, allarghiamo. Hanno lasciato, se ne sono andato, ma ha scombinato un affare che si potevano guadagnare decine e decine di lire. Che non l'ha fatta apposta. Ma qua veramente non c'è niente da mangiare. Proprio niente. Mi piace. Ma vado dall'avvocato, vedo se mi paga il lavoro che ho fatto, ma fino a fuori 10, chi ce la fa? Io sto stanco, ma fa freddo. Io non tengo proprio appetito tua. No, io nemmeno. Io no. Ma ci dobbiamo sforzare, qua ci stiamo abituando a non mangiare. San Giovanni, buongiorno. Allora, ok. C'è lo zucchero qua, c'è lo zucchero. Sono persino scusate, abbiate pazienza. Mi sono fermata e non so andare più avanti. Sì. Fino a qui però mi pare che non ho sbagliato. Guardate. No, va bene. Va bene, né qua si maglia la dritta e qua sta rovesta. E va a mancare. Ah, ecco, grazie, ora ho capito. Prego. Poi certamente lo mando per qualche biglietto o qualche imbaccio. Guarda. Allora vai tu. Donna Cristina, se permettetevi va a prendere un cassetto per il dolore di testa. Faceva. Fabri, è stunnata sul prezzo. Cominciante, il marito vostro è partito, eh? Eh sì. È andato a Salerno per un affare. Torna domani. Non so come mi scoccio sola. Potete scendere un po' che cavi state con noi, senza cerimonie. Grazie. Ma io quando sto sola mi corico presto. E specialmente oggi che c'ho un dolor di testa. Ora signora. Anzi, permettete, mi vado a mettere sopra il letto. Io cacciavo, valore che tenete. E me lo mandate sopra, se non vi è troppo di fastidio. Ma come sta, che schifo! Buongiorno signori, buongiorno. Non si smentisce quella che è. Il povero marito lavora una vita per mantenerlo come una gran signora, piena di pensieri, responsabilità, continui viaggi. E lei... Ma come sta? E lei di cambio sembra a tradimento, lo fa a tradimento, e lei ricambia a quel modo, ricambia, l'onestà trionfa, ricordatelo, trionfa, vedetene la fine di quella gente là, la fine. E il cachet alla signora Amalia non lo porta, no? Sei stato in farmacia, sei stato. Tu hai portato una lettera a un giovanotto, il solito giovanotto. Perché io non so 10, mi ho portato un biglietto altro, no? Proprio. L'ho visto. Ma
quando torna male gli ha dato la lettera e si è dato pure il sottomano. Perché non lo fa da dilettante, diciamo, per divertimento. No, sei ruffiano pagato. Questo sei, rucco rucco pagato. E finisci male, sparato. All'ubitorio. All'ubitorio. Lascia. Tu capisci? Tutto sommato per 50 lire, vale la pena. Già, 50 lire. Quella mi ha dato 1000 lire. Qua sarà? 1000 lire. Ah, giù, a tu sì. E donna Maria spende 1000 lire per portare un biglietto, capito? Quasi desidera un tozzo di pane. E compriamo qualche cosa da mangiare. Ma sì, ma va sì, tu. Quindi, datti i soldi a tua madre, poi li restituisci. Cos'è, sappiamo? Non sarà male quando mi dà l'avvocato. Ma dai, Dai, no. Già li ho spese le 1000 lire. Questa casa è umida. Ehi, così la notte sto caldo. E che è sta gazzetta? Che dici? Il Mefisto. Si chiama il Mefisto. Ma tu fossi scemo da avessimo avuto un manicomio. Tu capisci, noi siamo in queste condizioni, chi li spende 1000 lire per se compro un Mefisto? All'ubitorio. Mannaggia, sparato e all'ubitorio. Alla sala di riconoscimento. Ti manderà a chiamare, io ti guardo e dico non lo conosco. Così finisce. Non me dici, ma difendilo pure, volimmi ringraziare. Allora, ringrazia. Ma non è che io difendo, ma oramai è fatto, che tu scrivi. Giù, quella mia scelta. Allora, chi è delinquente? Quello è un... Sei egoista. Sei guarda. Spende 1000 lire per saccattare chi lo di nuovo. A casa bella, volume a più. Avanti, avanti. Buongiorno, signore. Caro Giovanni. Servo, avvocato. Allora, come vado da queste parti? Don Giovanni, sono venuto a portarvi delle carte da copiare e a pagarvi il lavoro già espletato. E vi siete incomodato di persone, sarei venuto io allo studio. Oh no, ma lo carità, ma chi è? Chi è? Salute, scusate, allontanato, ma poca che sono raffreddato, Dovevo capitare da queste parti e allora... Mi facevate chiamare la portiera, io scendevo. Mi dispiace che siete venuti in questa casa, mi vergogno. Non ha nessuna importanza. Mi raccomando, come al solito. Voi sapete come lavoro per voi, e questo qua è il lavoro fatto, mi dicesse di urgenza, ho fatto la nottata. Tutto a posto, sì? Tutto a posto, tutti molto. Del resto io sono già come lavorante. Voi mi date pane. Vabbè. Cioè, io vi devo 1500 lire, vero? 1500 precisamente. Ecco qua. Ve ne darò 2000. Il lavoro è stato eseguito con coscienza e scrupolosità. Io vi ringrazio, siete molto buoni. Siete contenti, già? Voi mi beneficate, io vi benedico sempre. Eliminate la vostra signora. Ah, ma che ha fatto di male? Niente, Don Giovanni, che doveva fare? Niente. Ah, ma ammazzato. No, ma non ci mancherebbe altro. Ma che state dicendo? Ma sì, eliminatela, allontanatela con una scusa, un pretesto. Vi devo parlare di un affare importante. Ah, ma dopo torna. Sì, come non torna, Don Giovanni? Torna, non lo volevo più. Ma avete spaventato, io sto rimbambito per questo raffreddore, poco capisci. Ma che c'entra? Per voi mi getterei nel fuoco, ma per cagliare il sangue io nemmeno una gallina. Ma che c'entra il sangue? Ma che roba da marcia. Sì, va, compro qualche cosa. Ma vedi dei maccaru. Qualche altra cosa, va, Cristina, ci fai c'entra. E compra una mela. Una bella mela rossa, la facciamo cotta, poi quell'acqua me la bevo stasera. Per vedere se posso aprire, che tenga una costrizione. Sì, che mi fa bene, bella dolce. Sono pochi zucchero e un chiodo di garofano. Sì. Sono guaiato, però. Don Giovanni, dite allora, vicino, qua state bene, eh? È umida. Traspira acqua da tutte le parti. Dobbiamo stare sempre lì, ben coperti. Non si resiste, non si può resistere. Adesso perché è un buon tempo, ma quando è scirocco, vi garantisco, piovono le gocce d'acqua. Sembra la tortura cinese. Sono due camere, voi? Due camere? Sì, dove è entrata mia moglie adesso. Sì. Sì, l'altra è un poco più umida di questa qua. Più umida di questa qua? Ah, ma poi non si resiste proprio. No, tanto è bene che c'è il finestrone aperto per la ventilazione, sennò come si fa? Non capisco, cioè, tenete pure il finestrone aperto? Sì, notte e giorno, non si chiude mai.
La notte non finisce una aperta. Abbiamo provato a chiudere, ma si gonfiano i mobili e gli occhi. Non vi dico per aprire gli occhi la mattina che si attaccano, sapete, per correre acqua bollente con acido borico, cosa. Capito, tu lo capisci. È a quello per fargli aprire gli occhi. Ho capito. Ma io mi accontento, meglio questo che niente. Sarebbe comodo, come avete detto voi, ma... Questo era un deposito di ghiaccio. Lo so, era un deposito di ghiaccio. Sì, guarda, fa freddo e io sudo. No, un deposito proprio, una fabbrichetta. C'è una fabbrichetta che aveva impiantato un tedesco dopo la guerra. È rimasto qua, insomma, e fece tutto lui. Da solo? Sì, tecnicamente, ma da operare proprio, mi si apposta tutte le apparecchiature, meccanismi, cose. Corrente industriale. Perché la gente veramente a forza. L'aveva indovinato. Sì, andava bene perché forniva tutta la zona. Bar, ristorante, trattorie, sì. Anche i privati, gelatari ambulanti, si era fatta a giardinetto. Portava lui stesso, poi andò alla Molure, però dopo l'incendio me l'affittai io. Scusatemi, non ho capito. Dopo l'incendio? Sì. Si incendiò la fabbrica di ghiaccio. Veramente, non so. Sì, l'incendio scoppiò al piano di sotto, c'era uno che fabbricava fuochi artificiali. Aspettate, tu non capisci niente. Sotto c'era un laboratorio di fuochi artificiali. Sì, il Manghillo. Chi era? Un Manghillo. Che perdette una mano appunto in uno scoppio prima. Un altro scoppio? Sì, clandestinamente facevo questa roba che nell'abitato. Per le feste, no? Per le cose di una vita. E la fortuna fu questa fabbrichetta qua sopra. Quelle fortune che poi avete a Napoli una disgrazia e poi si risolve in bene. Bravo, perché l'incendio scoppiò improvviso, le fiamme forti, queste calorie, diciamo così. Squagliò tutto il ghiaccio, si sfondò il pavimento e si spense l'incendio. Certo, relativamente fu una fortuna. Per risparmio, se no saltava in aria qua, tutto l'isolato, io l'avevo lì di polvere, non vi dico che c'avevo, no. Il tedesco si sparò. Voi che dite, si sparò il tedesco? Sì, è quella gente pratica, quella. Sai, ci ho perduto tutto, avete visto, la fabbrica avevo speso tanto, tutte le fatiche, permesso, se andava un vicoletto qua dietro, un vicolo che non spugna. Lo sì, ma no, buh, si sparava. È una tragedia, E così me l'affittai io, ecco la storia della, di questa, me l'affittai io dopo la riparazione del pavimento, pago 6.000 lire al mese. E non ce l'ha di questi tempi, 6.000 lire? 5, insomma, cosa con 5, 4, 4. No, il mensile sarebbe di più, quasi 15.000 lire al mese. Cioè, avete detto 6? No? Sì, ma come pago io tanto viene? Come sarebbe? Perché io do degli acconti e poi la rimanenza va al riporto, faccio i riporti. Sì, va di riporto. A fine d'anno... Pagate. A fine d'anno? Pagate. No, si riporta all'anno appresso. Ma se non ho capito, quanto paga? Quello che paga, arriva a pagare 6.000 lire al mese. Arriva a pagare 6.000. Don Giovanni, il mobilio è vostro, sì? Volete comprare qualche cosa? No, grazie. No. Sono le sedie che sono... Sì, non lo metto in dubbio. Perché adesso si tengono bianche, si fanno per i salotti. Sì, ho capito, non li occorrono, grazie. Figlia di me. Ma no, non mi sembra. Solo di mia moglie, roba di casa di mia moglie, ancora qua, prima di sposare. Della casa paterna, ho capito. Permesso, allora, prego. Sì, Cristi, fa presto, va? Ti mettono a caldaio, così quando torno tu trovi l'acqua bollente e meniamo la pasta. Va, va. Adesso. La mia signora vi ossequia. Buongiorno, signora, buongiorno. Arrivederci, avvocato. Scusate, vado a fare la spesa. Prego. Accomodate, va, avvocato. Grazie. Ci sono in piedi. Le sedie sono buone, veramente buone. Sì. No, di che si tratta, avvocato? Di che si tratta? In breve vi chiarisco la posizione. Sì. Lo volete un figlio? Io? Sì, voi. Avvocato, voi scherzate. Dio lo sa, se volete me lo regala qui. No, non Giovanni, scherzate voi. Ma veramente dite, non Giovanni? Lo mettete in cucina a casa vostra, ve l'ho detto. A casa volta. Mia in cucina? E che fai? Parlare patate, come? Ma andiamo, don Giovanni, che parlare patate? Il termosifone. Me l'avete detto diverse volte e io purtroppo ho dovuto sempre dire di no, perché
Povero figlio, non è colpa sua, non sa leggere, non sa scrivere. No, questo no, ma servizi umili. Servizi umili. Dovete solo potete piazzare. Non senza so. Stipendi, un poco di mangiare. Ho capito. Appena mi capita una buona occasione, lo terrò presente, va bene? Va bene, servizi. Dunque, don Giovanni. Questo figlio di cui parlo io adesso, questo figlio non vuole rimanere con voi. No, e non vuole rimanere in casa mia, non ci resta, si muore. Ma non signore, don Giovanni. Lui non ci pensa nemmeno. Lui vuole solamente poter dire Giovanni Ruopolo è mio padre. Ma non capisco. Adesso vi spiego. Si tratta di un giovanotto che conosco io, il quale vorrebbe sposare una ragazza ricchissima, la figlia del marchese Branco. Certamente l'avete sentita nominare, sì? No, no, no. Ehi, che meraviglia, don Giovanni. È un nome notissimo dell'aristocrazia napoletana. Beh, ma noi frequentiamo altri ambienti. Altri ambienti? Sì, proprio un altro giro, no? Sì, completamente diverso, ho capito. Comunque. Comunque, don Giovanni, proprio per questa differenza di grado sociale nasce l'inciampo per il matrimonio. Già, perché questo giovanotto che conosco io purtroppo non tiene padre. È morto? No, don Giovanni, no, la madre è morta. Il padre purtroppo non lo ha mai conosciuto. È figlio naturale. Sì. Ora, come potete immaginare, giustamente il marchese si è opposto. Capirete, don Giovanni, come stanno le cose? Tutti gli amici, tutte le famiglie non gli aprirebbero più le porte dei loro salotti. Allora, restano i salotti chiusi, come si fa? No, signore, sì, don Giovanni, voglio dire, non vedrebbero di buon occhio questo matrimonio. Certo. Però, visto che la ragazza non si rassegnava alla rinuncia perché è innamorata pazza di questo giovane, lui stesso, il marchese, ebbe questa idea. Fece chiamare me, che sono il suo avvocato, e mi incaricò di trovare un tizio disposto a legittimarsi questo giovanotto. Don Giovanni, in poche parole, voi gli darete il nome e lui vi darà 100.000 lire. Allora, voi che dite? Questo giovane dà 100.000 lire a me? Sì, proprio così, 100.000, ve le darò io, perché io sono incaricato di versarle. 30.000 lire adesso, subito, se accettate. No, mo? Sì, in questo momento. E le altre 70 dopo, perciò sta a voi decidere. Solo io non posso... Si può usare... Scusate, avvocato, viene per te. Vedi che sto parlando, lasciami parlare. Mi fai imbrogliare, fa la cornacchia, fa la tira. Vai al posto tu. Che te lo confondi, chi sto? Sono io che decido, che c'entri tu? Scusate, avvocato, cretino. Posso avere dei attaccati? No, questa era la vostra preoccupazione. No, neanche per sogno, don Giovanni. Io vi consiglio di accettare senz'altro. Va bene. Non avrete nessuna noia, perché nessuno avrebbe interesse a darvene, chiaro? Quando voi gli avete dato il nome, Kill si sposa Kill. E voi diverrete il suocero della figlia del marchese Branco. È sempre una buona amicizia. Amicizia, don Giovanni, conoscerete altre persone. Ecco, cioè, la raccomandazione, no? Oggi per le conoscenze. Sì, perché no? Sì. Noi non conosciamo nessuno per piazzare lui. Ecco, bravo, può darsi che sistemiamo lui, perché no? Qualche vestito vecchio, non so. Ho capito, Giovanni, abiti smessi, sì, sì, le maglie, speriamo. Avvocato, le maglie. Come? Le maglie di lana, avvocato. Le maglie di lana. Don Giovanni, io non è che mi posso impegnare pure per le maglie di lana, vecchie, è chiaro. Vecchie, maglie di lana, ho capito, io devo trattare per 100.000 lire. Mi auguro che ci scappino pure due maglie di lana. Facciamo 100.000 lire e due maglie di lana. Facciamo. Se proprio ci tenete, facciamo 100.000 lire e due maglie di lana. È una cosa che interessa a voi direttamente. Voi mi date pane, mi potete mai consigliare una cosa cattiva? Accetto. Benissimo, bravo don Giovanni. Avete fatto veramente piacere. No, avvocato. Avete immediatamente afferrato. Voi avete detto che se io accettavo mi davate 30.000 lire subito. Sì, avete ragione, scusate. Mi è parso di averlo sentito. E come no? Io l'ho detto veramente. Scusa. E ve le do subito. Me le date? Sì, sono due e una tre. Va bene. Allora, voi non sapete come capita. Buongiorno. Don Giovanni, tu. No, perché... Grazie, avvocato. No. 48, avvocato, 48. Che cos'è 48? La misura delle maglie. Le maglie. Ma che
devo segnare? Non so, ma veramente fa. Ma che cosa devo segnare? Taglia 42. Taglia 42. Ma perché che vado in un negozio e lo compro due maglie 42? Vabbè, ma insomma... Le maglie saranno quelle che saranno, Don Giovanni. Speriamo che vi vadano. Avvocato, quando è che dobbiamo andare poi al genio civile? No, non mi imbrogliate. Non conosco la pratica, non so dove si va. Va bene, ve la spiego io. Alla Ravaschiera, dove si va? Alla Ravaschiera. Ma che c'è? Non c'è, bisogna andare da un notaio. Voi dovete riconoscere un figlio, questo deve avvenire alla presenza di un pubblico ufficiale. Vabbè, a me lo conducete voi. Mi ci conduco io. Voi domani mattina presto venite al mio ufficio, troverete pure questo giovanotto e tutte e tre assieme ce ne andremo. Domani mattina presto. Sì. Alle 5 sono sul portone. Alle 5. Alle 5. E che venite a fare? No, noi usciamo presto, guarda, appena viene la luce, ce ne andiamo fuori. Ci mettiamo un po' al sole per riscaldarci. Vabbè, ma... Sapete? Capisco questa situazione che dentro, ho capito. Ma alle 5 io esco alle 10. Vabbè, so. Io sono alle 5, sono da voi, voi scendete quando volete. Sì, state là sotto. Va bene. Don Giovanni, che succede? No, quando sto seduto un poco soverchio poi per alzare. Ah, ecco. È un po' di artritismo. Scusate tanto. Avvocato, vi ringrazio sempre del pensiero costante che avete per me e per la mia povera famiglia. Voi sapete bene di meritarlo. Grazie, grazie. A domani. Stare comodo. Prego, Don Giovanni. Quando siete buono, grazie. Arrivederci. Grazie. E tanti rispetti alla vostra signora. Va bene, lo darei. Date buono, Giovanni. Di nuovo, avvocato, il signore vi benedica. Grazie, tante cose. Ricordatevi di noi, non vi dimenticate. Arrivederci, Don Giovanni. Buongiorno. Date buono. Fai la spesa, lo scendo io. Vostra moglie sta a parte, si è dimenticata la bottiglia dell'olio, dove sta? No, qua bottiglia d'olio, mo scendo io, voglio fare poche spese, ho fatto un affaruccio, voglio mettere dentro un poco di provviso, una decina di chili di fagioli, lenticchie, insomma, pasta, un poco di grasso. Io scendo, fatto accorta la casa, hai capito? Mo ci vediamo. Chiaro, chiaro. Sta a basso, mia moglie. Sì, sta a basso. Avete sentito che ha detto Don Giovanni? Stato va accortato. E che fate con sto coso in casa? Sono fatte che non ti riguardano, hai capito? Ma che gli è successo a Don Giovanni che stavo così a lei? Non sapevo. Signore che è venuto qua, niente meno, lui è stato parlando. Chi parla? Ha detto? Schiatta, crepa, non devo vogliere! Oh, è incredibile, che modo in questo cortile. Oh, scusate, giovanotto, a che piano è stato Giovanni Ruffolo? Ah, qua, questa è la casa sua. Ah, questa? Entrate, entrate, la prima volta te. Grazie, grazie. Ah, che il portiere non ve l'ha detto? No, il portiere non c'era, evidentemente sarà andato a fare qualche servizio. Per favore, chiamatemi subito Don Giovanni, va. Ma quello è uscito proprio adesso. Uscito? Oh, sangue della morte, io la c'è una cosa importante, un affare che mi farà sempre sì. Se volete aspettare, che può tardare una mezz'ora. No, io non mi posso trattenere una mezz'ora, devo partire subito per Roma, come faccio? Volete lasciare un'imbasciata? Ma voi chi siete? Il figlio. Che siete? Il figlio. Il figlio? Ma questa è una cosa che mi giunge a nome, qua figlio. Aspetta, non mi ricordo, è Ricuzzo. Sì, signore. Il ragazzo, è Ricuzzo. E va bene, ma tu non sei figlio di Don Giovanni. No, papà e mamma morettene, ma hanno cresciuto l'osso. Sì, lo so, io sono vecchio amico di Don Giovanni e Don Federico Ruffo. Sì, quello Federico, il fratello più grande, se ne andò in America. Ah. Là diventò milionario. Poi è morto. È morto? Sì, e ha lasciato tutto al fratello, a Don Giovanni.
Tu capisci? Tutto a lui. Tutto a lui. Poi che dite? Cosa dico? Sono 50 milioni contanti. Oh, no. Il testamento all'obbligo mi è stato consegnato per mezzo del consolato, perché la buon'anima, come scelgo me come notaio, mi ha fatto il mio nome in questa occasione. È una bella notizia, mi ricordo, no? È bella la notizia. Ma ne scherziamo, una bella notizia, è una cosa importante. 50 milioni. 50 milioni. E niente. Questa è la miseria che ci sta qua. Lo so, come lo so. Caro signore. Lo so, lo so. I macaroni. Se vedete un buon da scoppetta, se vedete. Qua stiamo in regola solamente con la religione. Perché rispettiamo tutte le vigilie. Bravo, questo mi fa onore. Molto bene, molto bene. Figurate che Don Giovanni, questo guadagna 100.000 lire. Sì. Domani si va a legittimare un figlio. No. Domani? No, si legittima un figlio. Perché? Perché? Un giovanotto si deve sposare una ragazza. Il padre non vuole questo matrimonio perché dice che lui non tiene padre. Allora ha promesso 100.000 lire a Don Giovanni per si fa legittimare. Okay. 30.000 lire ce l'ha dato proprio qua, due minuti fa, prima che veniva te. E 70.000 domani. Poi domani vanno da... a notaio. Andiamo dal notaio. No, per amor di Dio, no, che non lo facesse. E perché se lui si legittimasse non aveva niente, neanche un soldo dell'eredità. E perché? E perché il testamento dice che se Giovanni Ruoccola ha un figlio legittimo, l'eredità passa a lui, cioè al nipote della buon'anima di Don Federico. Ma che sono le cose che bisogna dire subito a Don Giovanni? Come si fa? Non possiamo perdere tempo, non è che ce ne possiamo stare così. Dove è andato? Dove è andato? È uscito. Ma tarda per dire qua. E l'ho detto una mezz'ora, no? Mezz'ora, io non mi posso trattenere, la mezz'ora devo partire per Roma, hai capito? È un affare importantissimo. Come? L'apertura di un testamento, la vinto per subito mi aspettano. E non posso mancare, capito? Non posso mancare assolutamente. Come facciamo? Come facciamo? Allora? Posso andare io a Roma? Vai, no, non ci vai a Roma. Domani mattina presto. Io non posso tornare prima di dopodomani. Come facciamo? Ho perso pure lo treno. Facciamo una cosa. Aspetta, facciamo così, guarda. Sì. Adesso io tiro la mia carta da visita. Sì, la mia carta da visita. Tanto lui mi conosce, quando viene, tu gliela dai. La mia era uguale. No, uguale mi era. Così. E gli dai tu la notizia delle verità, però ricordati soprattutto di dirgli che non facesse la sciocchezza di legittimarsi a questo dato. Se no perde ogni diritto e chi lo sente da venire se va a fare tutto cosa. Sì, signore, ci pensi? Chiaro? Guarda che io sono una cosa importante, una cosa vitale. Ricordati bene tutte le parole, ricordale. Non si deve legittimare nessuno, perché il testamento dice che se Giovanni Ruoppo ha un figlio legittimo perde tutte cose. Certamente dice, l'uomo ha un figlio e perde tutte cose. È la verità, ma se la butta a questo figlio legittimo. Posso stare sicuro? Allora io parto. Io parto. E mi dici così che io non mi sono trattenuto qua, sono dovuto andare a Roma per un affare importantissimo e che torno dopo domani. E se io me lo vado veramente aperto. Mi raccomando, signore. Tutta l'imbattata è la più importante. E allegramente, ho finito le tue pene. Hai capito? Sono finito. Zitto, sa? Vi pare? Accio in bocca. Ed è come stata profumato. Beato voia. Beato voia. Ato l'uome. Ato il mascolo. Tirarara. Tarararara. Ma signore! 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 Ma signore!
Portate il letto, che stiamo parlando. Sto parlando. Che hai pensato di fare per mangiare? Due maccheroni e un po' di carne a ragù. Soltanto? Perché non ti basta? Oh, dico due patatine, sai, c'è l'insalatina novella. Cioè, ma dove ti mise da? Perché? O sai o no che le 30.000 lire che hai portato poco o niente c'è rimasto? Tu che stai dicendo? Hai speso tutto. Il padrone di casa. Oh, il salumiere, il macellaio. Ho capito. Il carbonara. Il pane è figlio. Sì, a voi altre donne non bisognerebbe mai dare un soldo in mano. Questa è la mia. Mai. Già, perché io ne ho spesi per me. Tu stavamo pieni di debiti. Ma, e tu perché li hai pagati? Sono cose, ma io... Capisci, se paghi i debiti i soldi finiscono. Scusa, se io non facevo l'affare delle 30.000 lire, i creditori dovevano aspettare. Vabbè, ma che c'ha te? E allora significa che in definitiva l'affare l'hanno fatto i creditori, non l'ho fatto io. Chiaro, fai l'affare un fanno i creditori. C'ha il cervello da gallina. Un'altra volta domanda prima di pigliare l'iniziativa. Io me ne vado, non voglio far aspettare l'avvocato. Perché io non voglio far aspettare. Dile, tanto buono. Io me ne vado. Vedi, tu non salutano a me. Perché lei ti sei dimenticato che quello non parla più. Ah, già. Non puoi parlare, è vero? Nemmeno una parola. Guarda, dimmi che devo che scherzavo. Il mio mirar mi fa una pena cara, sta criatura. Che se pazzo, che l'ho potrosina, era bello. E vabbè, questa cosa lì, questa passa subito, è una cosa nervosa. Ma vero dottore, l'hai chiamato? Mi ha detto che veniva più tardi. Beh, io ti fa una visitina, ti dà una cura bella... Come si deve, vedrai che in pochi giorni tu starai bene. Poi, d'altra parte, pure se non parli, che te ne importa? Tu non dicevi niente di importante, io me ne vado. Giù, non lo voglio far aspettare l'avvocato, che quella è la benedizione della nostra casa. Dopo andremo insieme dal notaio. Che reggio io, mamma, che reggio? Ti sei tagliato? Ah, poi ci sei tagliato. Come? Andiamo. E chi lo capisci? Andiamo. A chi? Andiamo. La gatta? Andiamo. La carta? Andiamo. E dimmi, ma tu c'hai tanta carta, spendiamo altri soldi per la carta. Guarda, qua non vale proprio la carta, Gioia, mamma, ma come? Vieni a me, dallo quattro giornali illustrati, io li taglio le figure. Dei belli signorini, tu e fatto. Io vado dal notaio. Guarda come fa un ossesso impressionante. Come fa? È una canzone di Modugno. Ne ha scritto un altro. Adesso è una cosettina nuova. Qualche cosa nuova di Modugno. Io vado dal notaio. Ma che è? Ma che è? Lo vedi?
Guai a mia, sei tu. Al mare. Non lo fare uscire. Di quest'epoca ti fai un bagno di mare con questo freddo. Però polmonete, cioè. Ma non lo dare, va per mare, vuoi reagire, che vai a fare? Per giù. Ma capisci che quello sta aspettando? Alla fine si capisce. Ho capito. Vuoi fare il pirata? Adesso non posso giocare con te, me ne devo andare, gioco con mamma. Con il gioco qualunque, con il fatto. Veramente non posso perdere. Tu. Vuoi allattare? E sei maschio, non lo puoi fare, ma chissà adesso di sé. Non lo puoi fare! No, 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 non c'hai niente, lo vedi? Come fai a lavorare? Ma convinci che... Ai miei, me la c'hai, Quello è lui che ieri, mentre stavo bello e buono, tutto a un tratto non ha parlato più. Da un momento all'altro, non sappiamo come e perché, ha perduto la possibilità. L'avete frugato? No, e quello mangia tanto poco, come lo vedi? È pericoloso una purga a lui. Beh, adesso vediamo, Che ti senti? Sono di destra. La parola. Guarda, se ti puoi spiegare. Ma che vuole significare? Io non ho capito niente. Io credo che si sia pure scimunito. Sì, perché poco fa giocavo con le barchette di carta, volevo allattare. Se guardate bene, fatelo una visita, una visita coscienziosa. Sì, sì, noi siamo povera gente, dottor. Vieni qua, siamo povera gente. Vieni qua. Levati la giacca. Dai, giacca, fa quello che dicevo, dottore, va. Ho detto levati la giacca. Se l'è tolto, se l'è tolto. E quella che cos'era, Giovanni? Ah, le giacche. Noi dobbiamo stare cautelati qua, fa freddo e umido. Levati l'altra giacca, guarda. E che fa? Siamo povera gente, caro dottore. Siamo povera gente. Levati il panciotto. Il panciotto. Più gira me, perciò non lo trovo. Quello che trovo, se... Sì. Stammi a sentire. Respira forte e di 33.
Tutto, ma come lo dici? Se quello non parla. Ah già, e come si fa? Non parla. Perché non lo legge? Sì. Adesso lo dico io, 33. Insomma, che lo dite a fare? Io sono raffreddato, non posso più forte. E anche più forte, devo sentire lui. Che lo dite a fare? Siamo una famiglia, non è vero? Non ci sono segreti. Ho capito, va. Ne metti un suono, fai qualche cosa, un rumore, un fischio, fammi sentire la cosa. L'apparato respiratorio è a posto. Allora, sentiamo un po' il cuore, vieni qua. Siamo povera gente, dottore, una visita coscienziosa. Sì, sì. Sì. Anche il cuore funziona bene, La villa è forte, ha resistito in questa fase. Adesso sentiamo un po' i riflessi, girati sulla sedia. Fai quello che dice il dottore, che deve visitare a me. Dottore, che fai di tutto martello? Ma vuoi sapere più di lui? Ma se deve visitare, lascialo fare. Non mi preoccupare, ti faccio mettere una bella gamba sull'altra, così. Ecco. Stai fermo! No. Se ti deve visitare, a chi ti vuole dove non capisce niente? Devi stare fermo! Non ti deve muovere! Non ci va, lasciatelo fare, lo deve fare. È la reazione nervosa. Siamo povera gente. Povera gente siamo. Non ci maltrattate. Ma è molto sensibile, eh? Sì. Adesso vediamo la pupilla. Vieni qua. Altra destra. Apri l'occhio. Andiamo su. Ma è molto scostumato, sto ragazzo. E voi lo fate a tradimento? Sì, a tradimento, non devo fare. Che ma è una cosa pericolosa, dottore. Sì. Si tratta di un trauma di origine nervosa. Il soggetto è indubbiamente di natura epileptoide. E gli esseri bacati sono facilmente predisposti a queste manifestazioni di infantilismo. Quello, come vedete, è ritornato allo stato in cui si trovava quando non aveva ancora preso l'uso della parola. Bisognerà rieducarlo cominciando dai primi elementi. Piano piano, con un po' di pazienza. Certo, è una cosa lunga. 2 o 3 ore al giorno le dovete perdere dandogli l'imbeccata delle parole più facili. Che so, papà, mamma. Sei infantilito. Esattamente. Come se fosse tornato in fascia. Come se fosse tornato in fascia. Sai, come se avesse 6 mesi. Ecco, sì. Da quella cosa comincia a balbettare, papà, sì, mamma. Sì. E uno lo deve imbeccare. Vedete la natura umana? Sì, sì. Le prime parole, proprio papà, sì, mamma, la pappa, la pappa. La pappa, sì. Deve avere tutto pappine. No, un po' con l'appetito. No, Giovanni, l'alimentazione resta quella che è. Anzi, ha bisogno di una supernutrizione. Oh. Ha perduto la parola, ma l'appetito no. A meno che non si verifichi il caso che una forte emozione gli faccia riacquistare così di colpo la parola come l'ha perduta. E se no 2 o 3 ore al giorno le dovete perdere. Dottore, se la riacquisti spontaneamente, se no gli perde tempo. No, la mattina esco per guadagnare 1 lira, che volete sapere, no, avvocato? Perché così può darsi che fra qualche anno possa riacquistare l'uso della favella. Se no quello non ha da fare l'avvocato. Va bene. Comunque adesso vi prescrivo un calmante per i nervi, Una cosa poco costosa. Sì, non vi preoccupate. Siamo povera gente. Capisco. Le medicine costano un occhio, Dio lo sa. Sì. Ecco qua.
Questo qua gliene date un cucchiaio dopo i pasti. Non si potrebbe fare prima dei pasti. E perché, don Giovanni, capisco? No, per non fargli interrompere la cura continuamente. Don Giovanni, ma no, la prescrizione è dopo i pasti bisogna dare. Sì. Insomma, come può. Sì. Grazie, dottore. Grazie a voi, signore. Questa sei infantilita, hai capito? Cresciamoci l'orfanello, vedi qua, ma cominciamo da capo, c'ha sei mesi. Sei mesi già, hai capito? Mi raccomando, agitate sempre bene la busta, voglio dire, la bottiglia. Sì, prima di dargli le 500 lire. Dici di agitare la busta prima di... la bottiglia, prima di dargli le 200 lire. Si è imbrogliato pure lui, si è imbrogliato. Sì, ma nella busta tanto c'è. Noi siamo povera gente, dottore. Mi dovete accontentare, mi pigliate un caffè. Poi ci sono gli altri clienti che possono spendere. Grazie, dottore, grazie. Se c'è bisogno vi mandiamo a chiamare, dottore. E grazie. Dottore? Dottore? Non venite spontaneamente. Chi deve essere presente? Ti sei infantilito, capito? No, mi figlio mi fa. Da cominciare papà, mamma, da capo. Ma va a studiare ricetta. Ci perderai tempo tu la mattina. Fai presto la farmacista all'angolo, io ci ho l'avvocato, capito? Che guai che hanno passato, ci vuole. Allora è orfano, ce lo cresciamo, mamma passata di ci studio. Voleva che sta cosa. Va, questi fa presto che ci ho l'avvocato. Figlio mi fa, figlio mi fa. Ma non puoi dire nemmeno papà, guarda se puoi dire papà. Papà, papà. Ma più che tanto ti devi esercitare, papà. Ma non ti devi innervosire, se ti innervosisci è peggio. Questa è una cosa nervosa, devi stare calmo, più stai calmo, più hai probabilità di guarire presto. E va da sé. Siedete, va, mentre aspettiamo Cristina facciamo un poco di pratica, siedete, siedete. Va. Guarda se puoi dire papà. 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 No, ma non tirare fuori la lingua, la lingua deve stare dentro. Con la bocca, papà. No, no. Guarda prima come faccio io. Dille per espressione che sono sei mesi, perché a sei mesi papà si dice. Se perché tu sei pure cretino, sei un... Più, sei mesi, cretino. Guarda, guarda a me, guarda qua, guarda come faccio io. Papà. Papà. Come se volessi sparare due colpi. Quello è la stessa cosa. Pa. Pa. Poi lo dici tutto assieme e quello viene papà. E capito? Con la bocca chiusa l'aria dentro, come fai scoppiare la bocca. Pa. Pa. Adesso metti su. Papà. Non si morde, sa? Io ti metto il guinzaglio fuori alla porta. Ma ci veniva un carrettone. Permesso? Il carrettone dei cani. Buongiorno, don Giovanni. Un servo brigadiere. Buongiorno. Un vuole onore, accomodato. Grazie. Vi posso offrire un bicchiere di vino? No, grazie, don Giovanni, la mattina non bevo mai, grazie. Beh, meglio così perché mi pare che non ce n'è. Di che si tratta? Don Giovanni, dovrei interrogare un momentino il Ricuccio. Interrogatelo pure, vi rispondo io. No, no, mi deve rispondere lui, mi deve dire che cosa ha visto e che cosa ha sentito. Quando tu ce l'hai stato a piccicare nel tuo palazzo tra marito e moglie. Ah, fra donna madre e donna. Ecco. Allora quello è finito tutto. I coniugi si sono rappacificati. Sì, lo so, ma il commissario vuol sapere se veramente è stato sparato un colpo di revolta. Questo non mi risulta perché non c'è. Ma... hanno sparato qua. A casa Cristina, poi dopo andiamo a lei. Sì, guardi che dice un brigadiere. Buongiorno, Anna Cristina. Buongiorno, brigadiere. Anna Cristina, chi è che ha sparato a cano colpi di revolver? Hanno sparato un colpo di revolver? Sì, sì, sì. Così. Ecco. In
non lo faccio proprio niente. Don Giovanni, quello lui era presente, a me me l'hanno detto, fatelo parlare. Una parola, c'ha sei mesi. Come c'ha sei mesi? Sei un fan di vita, non parla. Non parla. Ma Cristina? Oh, scusate, avete gente? No, ma è entrato. Anzi, darete qualche delucidazione al brigadiere, vuole sapere chi è stato che ha sparato un colpo di rivoltella qua in... Nessuno, chi doveva sparare? Quella è una cosa finita. Gesù, ma queste male lingue vogliono mettere per forza il male. Brigadiere, ve lo giuro, non c'è stato niente. Un semplice contratto, poi abbiamo fatto pace e tutto è finito. Va bene, allora non mi resta che riferire. Scusate, non ce l'ho che faccio disturbare una cosa. È il nostro dovere dare ogni chiarimento alla giustizia. Grazie, ai vostri ordini, ai vostri comandi, a proteggeteci. Sempre. Proteggeteci, voi sapete quando li stimiamo. Grazie, non ce l'ho. Proteggeteci. Dona Cristina, scusate, io dovrei parlarvi un momento, ma già che ci sta pure Don Giovanni, è meglio che lo fa pure lui. Dito, donna Mati. Quello mi intestina ha fatto pace. No, bravo, statevi grazie di Dio, siete marito e moglie, non vi manca niente. Sì. Ma sapete com'è? Quello è così ombroso e sospettoso. È capace di venire un'altra volta qua giù a domandare se è vero che Ricuccio qualche volta gli ha portato qualche lettera. Perché come si dice, è rimasto un po' amareggiato delle chiacchiere che si sono fatte sul mio conto. È rimasto amareggiato, vero? Sì. Ma quella gente è cattiva, sapete, sa che è stata bene di posizione, che vostro marito è viatore di pensieri. Allora l'invidia non raccogliete. Oddio, Don Giovanni, io di voi sono sicura. Va. Lei mi ha ricuccio che sta parlando. Quello, vuole sentire a parlare. Ma mi volete far uccidere? No, perché da, dico, che gli ritornasse la parola. Sei in fondo di lì, c'ha sei mesi. È ricuccio? Sì, ha il trauma nervoso, in fondo con un'altra parola che non mi ricordo. E c'è infantilito, non parla più, è muto completamente, potete stare tranquilla. Che disgrazia! Per voi è stata una fortuna, no? Cristina, la medicina l'hai preparata? L'hai presa? Dice che si deve prendere dopo mangiare. Va dentro, mettilo a posto, va. Voglio parlare un momento con donna Amalia, voglio sistemare sta faccenda definitivamente, che qua non c'è la comodità sua. Oh, finalmente, vai pure. Dove siamo arrivati? Tutto così va. Pazienza, mo sistemiamo. Oh. Donna Amalia, perdonate, vi volevo pregare. Ah, dite, don Giovanni. Non l'abbiate a male, eh? Io no, sapete quanto vi stimo. Dite. Donna Amalia. Voi a Enricuccio non lo dovete più comandare a portare lettere, biglietti e imbasciate. Giulia, ma quello è finito tutto. Sì. Potrebbe cominciare con qualche altro. E io, sapete, sta cosa non la posso permettere. Quello è malato, è deficiente, voi siete deficienti. Di chi vi andate a fidare? Voi siete una signora, una persona intelligente. Vi combina un guai con vostro marito, dove ve l'andate a cambiare? Non lo so. Oh, Giulia, Don Giovanni, state senza pensiero. Che la cosa non capiterà più. Oh, se dovesse capitare, donna, sentite a me, servitevi di un uomo serio, un uomo anziano, insomma, che al momento opportuno si sa difendere, non vi mette in mezzo a guai, di fronte a una situazione scabrosa, lui sa risolvere e voi andate tranquilli, magari vi costerà qualche cosa in più, ma voi come voi? 2-3 mila lire, figuriamoci, insomma, per la tranquillità, la pace domestica, come non può. Sentite a me, nel caso me lo fate sapere e... Io vi trovo la persona. E io vi ringrazio. Prego. Ma per ora non ce n'è bisogno. Appena sarà il momento me lo farete sapere. Don Giovanni, statevi bene. Statevi buono. Allora, Cristina, me la salutate voi. Presenterò e tanti ossequi a vostro marito che sapete ne facciamo tanta stima. Statevi buono. Ma che diavolo è successo? Il dottore per la visita, un brigadiere per l'interrogatorio, onna male, una mattinata infernale. Mattinata infernale, eh? Però scusate, permettete? Vi presento Giovanni Luoppolo, vostro padre. Sandrino di Torre Padula, vostro figlio. Tanto piacere, figlio mio. Avvocato, questo sarebbe quel tale. Sì, quello che vi riconosce per figlio, sì. Avvocato, potevate trovare qualcosa di meglio. Io come faccio a presentare un padre simile? Ma perché, Barò? Ma scusate, veramente non capisco perché. Non mi pare che si presenti molto male, non... Don Giovanni? Dite. Scusate, volete girarvi un momentino piano piano, faccio vedere una cosa così, piano, eh? Come dite, vero? Scusate. No, basta, Don Giovanni, basta. Non capisco, ma che cosa andavate cercando? Per 100.000 lire, La cifra è irrisoria, non è che... Vi dirò, però, io ho cercato, ho tentato con persone più pulite, ma capirete, barone mio, qua solamente un disgraziato potevamo trovare.
reprobo, un rifiuto sociale. Non mi pare, Angelo? Certamente. Ormai l'affare è fatto. Del resto la colpa è stata mia. Ma che significa? Perché prima di cacciare quelle 30.000 lire, io il soggetto me lo dovevo vedere. Sentite, però parliamoci chiaro. Io meglio di come vi ho servito non vi potevo servire. Come vi ripeto, io solamente un uomo come lui potevo trovare. Un essere disposto a rischiare la galera. Perché qua, se si viene a scoprire, ci sono 5 anni di carcere, Barù. 5. Falso in atto pubblico, non ti scappa. A poca, voi questo a me non me l'avete detto. Don Giovanni, lo dica adesso. È troppo tardi, scusa, me lo dovevo dire immediatamente. Abbiate pazienza, io ve lo chiesi pure. Ricordo le parole vostre. Posso avere dei grattacapo, voi diceste non avete nessuno a noi, ma me ne uscite 5 anni di casa. Che mai? Io se lo sapevo, la cifra sarebbe stata differente, caro Barone. Scusate, 100.000 lire, 5 anni di carcere, 20.000 lire all'anno. Che significa? È una zozza di affari. Una schifezza di affari. Ma come si dice? Io sono una persona seria, Barone, sono come si dice. Oramai l'ho detto. Datemi le altre 70.000 lire. Aspettate, non è ancora venuto il momento. Dobbiamo prima andare dal notaio. Firmerete questa dichiarazione, poi avrete il pattuito. Ecco. Ditemi dove si deve firmare, io firmo. Ma dove vorreste firmare? Sotto si firma. Ma la penna, io non sono qua, vi sto pregando dal notaio. E andiamo dal notaio. Che fai? Avevo minaccia a mano armata in casa tua. Puoi andare in galera. Chi lo dice alla giustizia che c'hai 6 mesi? Quello non ci credo. Guarda qua. Se ti permetto di toccare le forbici un'altra volta ti faccio totò sul popò. Questo ci mandava. Abbiate pazienza, a poco vieni. Si è calmato, si è... Mi chiedo scusa. Ma che gli ha preso? Che è successo? Quello è geloso. È geloso? Era orfano, lo abbiamo cresciuto noi. Dice, dopo tanti anni, ma viene uno in casa, colui se lo legittimo, quello si piglia il posto mio. Ma guardate che idee. Lui, quella è la mentalità, bisogna pure compatirla. Voi assecondatevi, sennò quello non ci fa uscire. Ma certo che va assecondato. Lo conosco a chi lo conosci? La forza animalesca. Me ne sono accorto, me ne sono scimmiesca proprio. Scimmiesca. Allora mi dispiace, io la carta non la voglio firmare. Non voglio firmare niente, ci ho pensato meglio. La cosa presenta pericoli, poi non voglio fare torto a lui, da tanti anni. Adesso vi accompagno io da una persona, un amico mio. Un amico vostro? Sì, che c'ha una bella figura, sperato qua all'acqua, qua vicino. Sì. Tanto il barone non è nemmeno contento del tipo. Infatti. Se andate d'accordo con lui, forse vi trovate meglio. Sì, forse meglio. Io lo sai, io sono sfortunato, passo un guaio, non fa, mi offrite un caffè. Ma certo, Don Giovanni, figurate. L'accompagno all'angolo e per voi. Non firma niente, Io non firmo nessuna carta, non ne voglio sapere. Voglio stare tranquillo, non voglio passare guai. Adesso ci vediamo, direi? Ti porto pure la bella cosa. La bobò ti porta, la bobò. Ora, creatore, non potevo mai immaginare che mi volesse tanto bene e fosse così attaccato alla casa. Insomma, Don Giovanni, ha fatto piacere. Don Ciro, la moglie è vostra, è la Ness. Grazie. Grazie. Più di averne
Durante quel piccolo incidente che c'è stato ieri sei stato l'unico testimone. E io so che la questura sta cercando di sapere chi ha sparato. Io lì stavo là. Ricordo bene che si parla e che sta rivolgendo. Ci sono sei colpi da dentro. A me mi sanno in due quartieri che non mi faccio passare lo scivolato. Sì, tu parla quando è certa morte. È spaventoso come la scuola Maccherone. Aiuto! Sì. Aiuto, ma tutte che stai indagando. Sentono, come vede? E non oggi sparato, dove correte! Aiuto! Aiuto! Mamma! 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 Mio padre, mamma! Mamma mia! Mio padre! Figlio mio! Figlio mio, errore! Quanto anni mi ha fatto a braccio? Figlio mio! Mamma, 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 tengo fame. Ci facciamo le cerimonie. Io sono geloso, Arrivo Giovanni, la tua volta! Tu che sei lì? Sanna mi ha fatto grazie! Fai sentire, fai sentire! Fai sentire! Fai sentire! Fai sentire! Ma adesso parla così! No! Parla pure! Puoi parlare regolarmente! Papà! Mamma! No, tutte le lettere. L'R, senti la rrrr. 33. 33. Acqua, acqua. Acqua, acqua. Vino, vino. Papà. Bravo. Io te l'ho detto, è una cosa nervosa. Mi fa proprio piacere, bravo. È bastata una sola lezione che gli ho fatto che subito... Adesso festeggeremo pure questo avvenimento. Volevo dire, tu permuta una passarella, entra. Ma poi si fa tardi. Andate all'altra messa, la messa a fare. Venite. E dice che è tornato la parola. Io vado un'altra volta. E sono sempre tanto gentili con noi. Una volta tanto facciamo noi un'attenzione a loro. Dice il Luvermo è una passarella, va. Sì, ma chiamate. E chiamano uno. Mi date una mano a giù di tavolo, che viene gente, capito? Ma andiamo, chi deve andare? Guarda, avete consigliato un bicchierino a due passarelle. La portate più alta. Vabbè. Guarda, portatemi la sedia. Non fare piazzate là fuori. Ma te. Hai dato sì come a te. Bravo, bravo. Mi lo dirà Bocciò, va, così. E lui, allora. Non ti piace un farino. Chiama Donna Concetta la portinaia, che se quella pure che abbiamo fatto la festa e non l'abbiamo invitata, si arrabbia, sa, e non c'è peggio di avere nemico la portinaia. Chi ha detto chi? È meglio che facciamo politica di buon vicinato. Fai venire pure Assuntino, Daninè. Ma tutto quanti? Bravo, Sarti e Biancherino, la Celino, la Buongiorno, Daninè. Andate lì, salite, Donna Concetta. Venite con vostro marito, venitevi a prendere due passarelle e un poco di vermutta. Parlo un'altra volta, e vedremo come parlo chiaro. Vuoi sentire? Vuoi sentire? Ruffiano! Ma vuoi finire? Questa parolaccia. Ecco fatto. Maria, Vicentina mi ringrazia ma non può venire. Ma perché? C'ha dolore di testa. È quello, ma là si è localizzato. Tutto
con la fatica di questi giorni i pensieri. Don Giovanni prende, non la Cristina. Ma cos'è? Bevi. Allora, non c'è il vostro marito? Sta per sopravvivere, San Giovanni. Lo sapete, siamo un po' sacrificati. Adesso ce lo mandiamo un bicchiere e una pasta. Grazie a tutti. Una pastarella, una cosa. Grazie. Sempre sacrificato, vostro marito. La salute, Don Giovanni. La salute di tutta la vostra famiglia. Mi piacere di avervi qua. Prima di tutto vi voglio ringraziare dell'onore che mi avete fatto a intervenire a questa festa che si fa. A questa festa che si fa. No, dice tutto. Dice questa festa che si fa. Che si fa? Che si fa. Don Giovanni, ma che sorte compriamo? No. Don Giovanni festeggia il fatto che Enricuccio è ritornata la parola. Ah. Don Giovanni. Sì, pure questo, ma io soprattutto voglio festeggiare un piccolo colpo di fortuna che ho avuto. E Don Giovanni, avete vinto all'otto? No, ma come siete pure. Per vincere all'otto bisogna giocare, per giocare ci vogliono i soldi. E io come vinco? Miei cari amici, vedete, la vita dell'uomo, è vero, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Questa è la serenata. Sì, parla bene. Oramai parla bene, è guarito. Dunque, è guarito. Sta bene, dunque. Oh, dicevo, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Questa è la serenità. Invernale. Lascia parlare gli altri. La vuoi finire? E parlo fa apposta. Abbiamo capito che sei guarito, che stai bene, che ti aiutiamo a posto. Dobbiamo aprire le danze. Ci siamo complimentati, abbiamo gioito, che altro che te, a posto. È tornata la lingua a seme, che ce n'è un po'. Vedi che si sta parlando seriamente, lo lascia parlare. Dunque, ti è tornata la parola, e stai zitto. Ti sei scostumato. Dunque, vi dicevo, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Parlo della giornata terrena, dell'uomo verde, la lotta, parla simbolicamente, diciamo. Tempesta, acqua, grandine, vere, scariche elettriche, e questo povero uomo cerca di salvarsi, corre, tutto bagnato, infreddolito, ce l'ha, c'è un portone, ma vuole entrare, appena arriva si chiude il portone. E perché volete fare? Ce l'ha lui. Sempre con coraggio, perché l'uomo è coraggioso, dice, ma corre, mi cerco di saltare, le scariche elettriche cadono, l'acqua a catinella, se là c'è uno spiraglio di luce, corre una bottega, entro, 100 mani, lo respingono, non c'è posto. L'ultimo a perdersi è la speranza, sto povero uomo ancora cerca di salvarsi, questa è la cosa bella, questa è la cosa veramente, quando arrivo con l'acqua alla gola, magari ci rinunzi alla lotta, dice è finito, la provvidenza, legge comune, le nuvole si aprono, il cielo si rischiara, esce un raggio di sole, poco, ma è sempre sole, e questo raggio di sole, ecco perché vi ho voluto intorno a noi, perché sappiamo che ci volete bene, è uscito anche per noi. Ma no, te Cristi, abba pazienza, va, conservati, contali e vira rode e mirte. Don Giovanni, avete fatto qualche affare? Don Giovanni, avete fatto qualche affare? Un affaruccio? Sì. Un
affaruccio un po' rischioso. Ma onesto, come si ha da fare? Chi non risica non rosica. Però ho avuto la gioia vero, che il notaio ha detto che avete fatto una buona azione. E quando lo dice un notaio... L'autorità. Azione. Ci siamo messi vicino alla scrivania davanti a lui, io si sono aperte le carte, sono dicevo, ah, no. Dice, davanti a me, non mi ricordo proprio la parola. No, addio. Ma dai, oggi quando è lì. Ma no, perché ti ricordo? Cazzo, sì. Ma davanti a me, davanti a me, dai. 50 milioni, tuo fratello. Ma 50 milioni, 100.000 lire, che serve? No. Si sente, si ha mangiato, già. 50 milioni, tuo fratello. Ma qua fai? Il notaio. Ma quale notaio? Un notaio, è venuto qua. Ma quale? Ieri. Un altro notaio? Sì, un altro notaio. Ebbene... È venuto qua, ha detto in cielo a Don Giovanni che il fratello è morto e l'ha lasciato 50 milioni. 50 milioni? Ma tutto si imbriacate da... Ehi, papà, io c'ho un fratello in America. No, veramente. Ma vengo, mio fratello. Ehi, ma ha dato un biglietto. Su lui lo capisci quando legge... No. Questo è un notaio Bagliuto. Questo è il notaio Bagliullo che conosceva la mia famiglia, era amico di mio fratello. Si vede che Federico, si è ricordato, ha incaricato lui, qua. È morto Federico. Come ti ricordo? Non Non l'ho potuto nemmeno vedere. Quindi quando eravamo proprio giovani. Si vede che ha fatto fortuna. Certo. Era lui che diceva sempre io devo andare in America. E dimmi una cosa, ha detto proprio 50 milioni. Sì, come l'ha detto due o tre volte. 50 milioni. 50 milioni, ricordati questo che è essenziale. 50 milioni. Non la sua idea era la diceva diceva io ma quale carta? La carta del figlio. Ah, la carta del figlio. Tu, tutti gli amici contrari, non nulla e la famiglia, mi ricordi parere, tutto quanti, il giorno della partenza ma quale figlio? Che c'entra? La carta del figlio! Beh, che sì. Se voi la firmavate, non pigliavate niente! Oh. Ha detto così, dai, che se voi avete un figlio, lui prende 50 milioni e voi niente! Questa è la condizione del testamento! Ma c'è una persona! Buongiorno. 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 Buongior
Ma che fate per mangiare stamattina? Niente, ecco. Poco si spegne Giovanni, lo sappiamo. Va, dincele che è tardi, e già fa spesso. Ah, non si posso andare. E te così dice, ma attende che ti venga la colonnetta appresa. E vediamo come farlo bene. Oh, le cose le dici proprio chiaro, chiaro, e proprio così dici, ma attende che ti venga la colonnetta appresa, senza sbagliare, parola per parola. E pure a me, stanotte me ne hai tutto con lui. E ti pareva che non parlasse più, ti ha messo a gridare come un va, e voleva pagare per cento cavallo a me. Ma ci ho fatto male a te credi, che ti dovevo sciogliere l'ombelicolo quando sei no. Hai visto come parla bene, eh? Adesso... Giorno. C'è Don Giovanni? Sì, adesso c'è. Ditigli che è venuto il notaio Bagliulo. Sì, no. Mamma, mi raccomando. Corri, visto, non sai che venite a ieri. Chiama papà, corri. Ah, corri. Accomodatevi, sì, sì. Scusate che c'è il letto ancora così. No, Corri, corri. Ah. Io ce l'ho detto, non firmare, se no l'eredità passa al figlio. Ah, è naturale, perché se avesse firmato sarebbe stato un bel guaio. Oh, eccolo qua. Carissimo Don Giovanni, come andiamo? Bene. Io trovo la bolletta, sapete? Ho portato tutto. Qua c'è il testamento di cui vi darò lettura ufficiale, oggi stesso, davanti a quattro testimoni. Anzi, se permettete, guardate, io vi faccio sentire subito, più o meno, di che cosa si tratta. Così vi rendete conto, Don Giovanni. Dunque. Lascio erede universale mio fratello Giovanni Ruoppolo, se è senza figli. In caso che mio fratello Giovanni Ruoppolo avesse dei figli, tutta l'eredità passa al primogenito, lasciando a questi piena libertà di disporre come crede, anche nei confronti del padre Giovanni Ruoppolo. Che se ho un figlio è lui che eredita. Già, proprio così. Ma siccome voi figli non ne avete, questa è la disposizione che resta lettera morta. Oh, qua c'è pure l'elenco dei beni che il povero Don Federico vi ha lasciato. Sono contanti 50 milioni, più una villa a Capri composta di 18 vani e 10 pertiche di terreno con orto e frutteto del valore di 30 milioni. Più, qua ci sono le chiavi, alcuni valori depositati in cassetta di sicurezza che qui sono elencati. Sono due collane di perle, 4 anelli con rubini e brillanti, una croce di smeraldi e 100 monete d'oro dell'epoca di Luigi Filippo, più alcuni crediti che ammontano a 12-13 milioni complessivamente. E poi non c'è altro. Sicché l'eredità non è di 50 milioni. Sì, sono 50 milioni contanti con la qua, oltre e croce. Noi andiamo a finire a 130, 140 milioni. È stato un capogiro, non lo sentite bene. Voi avete fatto una faccia, Don Giovanni mio. Capisco, quello il dolore è stato troppo forte. Avete ragione. Pigliatevelo allegramente. Povero Don Federico, era veramente un sant'uomo, merita tutto il vostro rimpianto. Niente da fare. Beh. Allora che cosa vogliamo fare per la lettura di questo testamento? Perché non so se per le quattro voi riuscite ad avere un certificato allo Stato civile attestante che, insomma, non avete figli. La lettura la possiamo fare pure oggi, se no rimandiamo a domani. Ecco, bravo, rimandiamo. A domani. Allora voi venite allo studio mio, io vi leggo il testamento e voi mi firmate l'atto di accettazione. Devo firmare un atto? Sì, un atto dichiarante che voi accettate. Ma io non accetto. Non accettate? Ma qua non c'è neanche un soldo di debito sopra. Non accetto. Don Giovanni, ma voi pensate bene a quello che dite, Don Giovanni. Come non accetto? Se voi non accettate, l'eredità passa allo Stato. Meglio allo Stato che a lui. A lui? Ma a lui chi? Al barone. E ma chi è sto barone? Che c'entra il barone? Io ho un figlio. Avete un figlio? Un figlio di 2 giorni. Non ero nato 2 giorni, vero? Ah, quello è un giovane di 22, 23 anni, 24. Don Giovanni, voi che avete fatto? Avete riconosciuto quel tale che vi offriva le 100.000 lire? Avete capito? Eccomi, io me l'ho tanto raccomandato con lui, non hai parlato, non glielo hai detto. Me l'ha detto, ma troppo tardi.
il trauma nervoso, il fondo che sta a circosi, si era infantilizzato, si era incarognito e mi ha combinato questo. Ma come, non hai parlato, non hai detto io? Ero muto, non potevo parlare, però ce l'ho detto, ma lui non ha capito, non ha capito. Ma come capisco? Che non ha capito, come si poteva capire? Quello metteva suoni bestiali, non lui, non si capiva niente, che volevo, dire, non, neanche la carta da visita mi ha dato. Niente. Se no io potevo pure afferrare qualche cosa. Niente, si è venuto in casa. Guardate che disastro. Quando un uomo nasce disgraziato non c'è niente da fare. Non lo aiutate, se è disgraziato non lo aiutate, è inutile, perché è disgraziato. Non c'è niente. Perdete tempo, se volete perdere tempo. Io non so, stanotte non ho chiuso occhi, dietro mi hanno nottato. Non so come, non sono morti. Lo credo. Già, beh, non sono morti. Perché non sono morti? Perché sono disgraziato, no? Allora muori il disgraziato, perché devo campare. Devo campare perché devo soffrire ancora, che lo sa. Guarda, perché poi capite che io per 100.000 vado a perdere questa sostanza. Ma sono cose dell'altro mondo. Non mi posso rassegnare, non mi posso rassegnare. Ma ditemi una cosa, ma chi è questo tale che voi avete riconosciuto? Un barone. Ma non so, è un signore, non so, ricco. Che come no? Sì. È ricco. C'ha l'ombrello. Era ragione, l'ombrello. Sì, l'automobile, l'ombrello, sta equipaggiata bene con vestite, è ricco. La madre era una baronessa, una dama. Porta sigarette d'oro, fuma sigarette con i sugari vicini, quelle. Sì, speciale, ho capito. Ma ha cacciato un portafoglio quando siamo scesi dal notaio, senza fiatare, un portafoglio nutrito con le cifre d'oro. E mi ha pagato 70.000 lire senza nemmeno fiatare. È ricco, notaio. Ricco. Sì, è ricco. E poi ce la provo, tanto è vero che è ricco che gli sono arrivati altri danari. Perché il danaro va dove sta l'altro danaro, non sentite a me, proprio c'è la calamita, non è un mistero, le mille lire si uniscono alle mille lire, i milioni si uniscono ai milioni, non lo so, si attirano, si chiamano fra di loro, si chiamano, hanno la voce, hanno una voce che non possiamo percepire noi, perché è voce di milioni, non la possiamo capire. Ma fra di loro si capiscono anche a distanza di chilometri, no, da una nazione all'altra. Milioni, chi è Fadil? Tu sei milioni, sì, e io pure, vieni qua. Che panna è? Questa è la situazione. Non conosce la voce, uno non conosce la voce, come fa? Beh, sentite, guardate, non so. Qua la cosa è meno grave di quello che io potevo dire. No, non è grave. No, perché guardate, si tratta di una persona, come dite voi, che sta bene, che non ne ha bisogno, soprattutto è un signore, un nobile, e allora gli si spiega la cosa e lui capirà perfettamente. Un gentiluomo non può che riconoscere realmente che ad onta delle apparenze la sostanza spetta a voi. Figlio no, se fosse vostro figlio. No, non è mio figlio. Chi la conosce la mamma? Perciò dico, non è vostro figlio, con quale diritto se figlio sta... Vabbè, lasciate fare a me, state tranquillo. Già, state tranquillo che gli parlo io, modestamente ho già capito... Voi siete un'autorità, voi... Modestamente, sapete che quando parlo io non ci riesco alle cose. Gli faccio capire la posizione e gli faccio sottoscrivere una dichiarazione con la quale lui rinuncia all'eredità che legalmente gli spetta. Lo fate sottoscrivere? Lo fate sottoscrivere, la firma. E se firma? L'eredità è vostra. E se firmo oggi stesso? Ma voi oggi stesso entrate in possesso dell'eredità, capito? Non giuro. Tutto vostro. È una cosa importante. Tutto vostro. I 50 milioni, vero? 50 milioni, capito? La villa a Capri. La croce di smeralda. La croce di smeralda. Con l'anno di perle, poi le monete. Le monete d'oro di... Sì, le monete d'oro. Di zio Filippo. Di Luigi Filippo. Di zio Filippo. Che sono antiche, capito? Sono antiche, insomma, sono d'oro. Che hanno il valore. Sono d'oro. Ma scherziamo, ma importa. Antiche, il loro valore. Dunque, entro in possesso di tutto. Siete voi il proprietario assoluto. Senza fare tanto pratiche, cose. No, io la villa a Capri la venderei. La venderei? Sì.
Sì, è perché chi ci va a Capri? Ma non mi convinto, perché? Ma figuratevi, non è un posto per me, io voglio stare tranquillo. E poi una villa a Capri comporta una spesa per il mantenimento. Io voglio, non so, costruire una cosa che mi può dare una rendita. Ho capito. Vendere quello e costruire un palazzetto sul Vomero. C'è stata sempre la passione mia, il Vomero. A giovanotte, mi ricordi? E come lo? Sopra i Camaldi, avendo quello sviluppo lassù. Un palazzetto, sapete, tutti gli appartamentini piccoli, subito si affittano. Questi appartamentini moderni, naturalmente, fatti bene, insomma, di apparenza. Questa roba 900, che l'inquilino entra, è vero. Vedo quella belle camere. Sì. Quelle camere, di oggi, quelle che si fanno, stile 900. Le finestre larghe, sì. Belle. Io subito fa il contrasto, ma qua c'è aria così. Le belle porte con quelle maniglie grandi. Sì. Io fu un contratto, firmi immediatamente. Poi entri, piglia la maniglia, se ne viene a mano. Certo, sono quelle maniglie là, perché loro ci mettono forza, quelle si deve andare con delicatezza. Sì, capisci, se no subito se dovete. Molto bene, molto. Il piano attico me lo tengo per me. No? Come, sta bene, proprio all'ultimo piano. Carioso, panoramico, con quella bellezza, vedo tutta Napoli da lassù. Come no? E posso guardare anche i miei interessi. Perché le inquiline stanno sotto, io da sopra. Stanno carcerati. Posso sorvegliare per vedere gli interessi miei. Sorveglio. Notaio? Gli anelli sono da uomo? Gli anelli sono da uomo? No, qua veramente non è specificato, Giovanni. Ci dimmi se sono da uomo o da donna. No, perché se sono da donna ne vorrei fare modificare uno da uomo per ricordo di mio fratello. Sì, lo potete fare. Mette un anello su. Povero fratello mio. Povero fratello. La croce la faccio portare a mia moglie. Povera donna, se la merita, povera donna, se la merita. Come no. Dopo tanti anni. Con la rendita del palazzo posso vivere, no? Altro che, come no. Poi stanno i crediti, le monete d'oro. I 50 milioni me li mangio. Me li mangio. Tu mangiate 50 milioni. No, da me li mangio. Ma come fa? Non vi meravigliate, ma non come potete pensare voi, divertimenti, giuro, viaggi. No, io mi fermo, io me li mangio a tavola. Ah, è grande, bene, proprio a tavola. Sì, noi siamo arretrati, ma che... Molto bene. Dite una cosa, non già, piuttosto, dove potrei rintracciare questo giovane barone? Il barone? Non lo so dove abita, però... Possiamo andare all'avvocato che mi ha proposto questo dannato affare. Dite. Già. Facciamo dare l'indirizzo e poi andiamo insieme dal barone. Volete venire pure voi? Io voglio sapere subito qualche cosa, visto sulle spine. No, ma io state qua, questo è il barone. Vedete, è capitato proprio. Buon auspicio. Servo, signor barone, presento il notaio Bagliulo, il barone mio figlio. Tanto piacere, signor barone. Buongiorno. Sentite, con un uomo dovrei parlarvi. Dite. Da solo a solo. Allora devi dirlo. Il notaio è amico, è persona di famiglia. Come volete, del resto quello che ho da dirvi è molto semplice. Si tratta del mio matrimonio, che avverrà alle 10 di dopodomani. La zia della mia fidanzata ha facciato la pretesa di voler conoscere il padre dello sposo. Cioè voi. Figuratevi con quanta gioia ho dovuto accondiscendere. Capirete, la dote gliel'ha data lei. Dunque, occorrerà che voi presenziate al matrimonio. Va bene, dopodomani alle 10. Precisamente. Io sarò puntualissimo, se volete viene anche il notaio. Vengo anch'io. Ci mancherebbe altro. È sufficiente che veniate voi. Dunque, pochi avvertimenti. Sì. Abito nero. E pulitevi un poco, rasatevi, fatevi tagliare i capelli. E durante la cerimonia vi permetto di darmi del tu. Quanto al tuo, io te lo posso dare anche subito. Come pure ti promette che mi faccio tagliare i capelli, mi metti in ordine, ma come vestiti ti devi accontentare in questa testa. E questo me lo dovevo immaginare. È naturale, posso mettere quello che è scuro, ma...
Beh, vuol dire che passerete a mio nome dalla fartoria Mazzetti, dove fissero abiti da cerimonia. E vi farete dare un frac. Barone, io come vengo vestita? Dio, ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Sto a casa, io. Sto a casa. Ma festa e bar. Sto a casa. Sta a casa. Scusi, sei deficit. Va bene, alla sartoria Mazzetti. Esatto. Ce lo dico che si tratta del tuo matrimonio e ti faccio fare una bella figura. Buon uomo, vi ho pregato che il tuo me lo dovete dare soltanto durante la cerimonia. Io facevo così per abituarmi. Allora siamo intesi? E mi raccomando la puntualità. Buongiorno. Un momento, no, per... prego. Il notaio ti deve dire due paroline. Ecco, sì, ecco. Ma io non avrei tempo. Necessario, è una cosa urgente, poi... Ma si tratta di una cosa piuttosto breve, se permettete io mi metto subito a parte della questione. Ecco, signor Barone, ecco di che cosa si tratta. Guardate, voi siete in base allo stato civile, voi siete il figlio di Giovanni Ruffolo. Bene. Ma in effetti non lo siete. Ma che cosa volete approdare? Stai a sentire, signor Barone, figlio mio, state a sentire. Lo sto ascoltando, ma vorrei sapere. Sì, ecco, insomma, ecco di che cosa si tratta, vedete, il fratello che da 20 anni non dava più notizie di sé, morendo... Mi ha lasciato qualche cosa. Bene, e cosa volete che mi interessi tutto ciò? No, il notaio dice che mi dovete firmare una dichiarazione dove rinunziate a mio favore all'eredità che ha lasciato mio fratello. Lui non vi conosceva, voi non lo conoscevate. Questa è la ragione che non è giusto che voi ereditate e io no. E già, perché nel testamento è detto che se Giovanni Ruffolo avesse un figlio, l'eredità passerebbe a lui. Cioè a voi. Voi siete un gentiluomo, vero? Non credo che vorrete approfittarvi. Questo povero disgraziato, quest'uomo provato a tutte le sofferenze della vita, che ha sempre vissuto nella più completa indigenza e che mo' finalmente... Io sono malato! Mo' finalmente possono vedere un poco di bene, ma per amor di Dio, me ne guarderei bene. Cosa volete che possa interessarmi una simile eredità? Notà, ditemi cosa si deve firmare. Bene. Sono qui a vostra completa disposizione. Bene, facciamo subito la stesura dell'atto. Con due testimoni. E facciamo cosa? Ingraziate. No. Grazie, ti ringrazio. Grazie, signor Barone. Queste sono azioni da gran signore. Da grande signore. Da figlio Barone, queste sono le... Bene, bene. Il notaio ha detto, quello è un gran signore, figuriamoci... E io l'ho messo in dubbio, ma l'ho fatto sì. Male, chiedo scusa. Molto bene. Ma quello è un signore di razza, la madre era una baronessa, sì. Una grande... Ma io ti devo fare un regalo, che devo parlare a Napoli. Dopo si vede. Vedete se sta bene, così, la firma è tutto fatto. Presto, due testimoni. E anche un figlio avrebbe fatto questo, un figlio vero. Un testimone, sì. Sì. Chiamo Don Amali e Don Vincenzo. Chi volete voi? Basta che vengono subito. Va bene, se non ci sono, dovete chiamare la polizia. Per curiosità, non chiamate. Quanto monterebbe questa eredità? Prima di firmare credo anche di avere il diritto di sapere a che cosa rinuncia. Certo. 50 milioni, la villa a casa. Oro, perle brillanti. Ah già, mi hai dimenticato, le monete d'oro di Don Filippo. Notario, dunque. Proprio così, è la verità. È la verità. Sono 50 milioni contanti, la villa a casa. Del gioiello, insomma, che bisognerà valutare. Ho capito tutto. Signor notaio, voi siete l'esecutore testamentario, non è vero? Sì. Quindi il vostro dovere è quello di espletare tutte le pratiche legali affinché la volontà del defunto sia rispettata. Sì. Non ho altro da dire. Signori, buongiorno. Ah, dimenticavo, al matrimonio potete fare anche a meno di intervenire. Già, perché quasi certamente... Non mi sposi più. Di nuovo. Ma, ma la carta non la firma, è vero? No, Don Giovanni, non la firma. E non ha firmato, vedi? Espletate tutte le pratiche perché la volontà del defunto sia rispettata. Ergo significa che lui eredita. E voi no. Io l'avevo capito, com'è? 50 milioni, la villa a capra, ora è brillante. È mia la colpa nostra. Ma sta zitto. Ha detto lui. C'entra lui. Ma che c'entra lui? Il notaio lo deve dire, è un pubblico ufficiale, che fa, dice bugie. Chissà, sarebbe stato lo stesso, voi lo dovevate dire, ma è che sicuro. Perché rispondi tu in mezzo? Chi sei tu?
capisce proprio la tua tradizione. Non lo so, non quella domanda risponde lui. Chi sei? Sei notaio tu? Sei notaio? Sei notaio tu? Sei notaio tu? Sì, sono notaio. Lasciate stare. Ma già, ma siete stati voi che vi siete lo singali. Ma io l'ho capito subito. Signore, non può che riconoscere, guarda, lo faccio firmare, quello è un delinquente, qua signore. Poi si vede la faccia del delinquente, però. La faccia del traditore, non guarda negli occhi, non guarda per terra. Io l'ho pesato dal primo giorno che l'ho visto. Ma già, chi volete che sia l'uomo che compra un padre per 100.000 euro? Chi volete che sia? Un vacca delinquente che poi l'ha abbandonato e ha fatto bene. Che l'ha abbandonato. E chissà chi è la madre. La trovi, chi è mamma? Devi capire. La tua anima. Ma non è che faccio peggio. E si capisce? La giuria di tortura, io lo devo avvelenare. Ma già la valete mai visto, io i tormenti gli devo dare, io lo spazio. Sì, io lo dai, io lo spazio. Ma tutte queste cose. Potete essere sicuro, non sto io lo spazio. Ma c'è! Ma scusa, ma se non sparo per questa ragione, quando sparo? Ma mai, non si spara mai. Eh sì, si spara mai. Io sparo. Ma voi pensate bene a quello che è. Oh, ma animati, voi fate tirare dai nervi. E vediamo quello che si può fare. Non mi sposo più. Hai capito? Ha vinto la lotteria, ha vinto la... Ma voi capite, i soldi di mio fratello che ha lavorato una vita, tutta una vita, in una terra straniera. Ha rinunciato alla sua patria. Ad altro. Guardate, il consiglio che vi posso dare io è questo, insomma, pigliatelo con buono, perché se vi mettete di punta è peggio. Non c'è niente da fare, quella è la legge dalla parte sua. La vostra posizione non cambia. Era destinato che voi dovevate morire all'elemosina. Sì, ciao. Quando la legge è da parte sua, la legge è legge. Aggi pazienza, dico qua. Ce n'è una cosa urgente. Ma dove trovo? Ma è dal parrucchiere o al bar, chi le sente i dischi mette in gettù. Faccio una cosa e vengo tu. Quando la legge da parte sua mi resta che rassegnarmi e berci sopra, tanto a piangere i morti sono lacrime perdute. Ecco, bravo, questo è parlare da uomini. Sì, da me, lasciamo passare un po' di tempo, poi ci si parla nuovamente, è capace che, non so, parte dell'eredità finirà pure col dare. Ma fallo l'emozione, come? Beh, facciamo così, ci vediamo domani il giorno alle 4 al mio studio, ci sarà anche lui. Io leggo questo testamento, vediamo quello che si può fare. Domani alle 4. Ci vediamo domani alle 4. Se ci sono, vengo. Scusate, come sarebbe a dire se ci sono? Se non ci sono, come vengo? Se ci sono, vengo. Però giù a voi ci siete, non ci siete, pure da me, venite, del resto la vostra presenza oramai è inutile, non se l'avete capito. Non vogliate collana, però. No, vieni, però. Oramai mi sono già rassegnato, vi volevo chiedere solamente un favore. E poi, mi dovete accordare un quarto d'ora del vostro tempo, mi aspettate in quella camera. La vostra presenza e la vostra autorità possono essere utili a me e di conforto a quelli che restano. Non capisco. E mi capisco io. Se si tratta di un quarto d'ora, io sono posto completo. 10 minuti sono più che sufficienti. Vabbè, c'è importante cosa da fare. No, ora mi tratteremo qua. Ma affacciata la finestra, non vedo se mi distrae, la dovevo fare i passanti. Grazie mille, tanto si tratta di poco tempo. Va bene, magari se vede, no.
Lasciate stare, se vi volete sedere, lasciate stare la sedia. Ah. Come sta vicino al muro, non la spostate. Ah, non la spostate, eh. Ma caga pandero, poi. Giù. Che succede? Che sta pure dare la dita? C'è, giù. Questi, i da già parlato. Sì. Allora. Giovanni. Sento, brigadiere, accomodati. Grazie. Enrico chiama Donna Concetta la portinaia. A Vicenza, a Anna Maria, a Sondino, a Nidella, a Virginia, a nipote. A Sarte Bianca in Cielo c'è un'altra piccola festa e sono pregati di intervenire. Ma pensate a mangiare, come corre. Andiamo, andiamo, stella bassa tuo papà! Perdonate, brigadiere. Andate lì! Vi volevo pregare. Andate con te! Poi in un'altra occasione mi comandate. Prego, non Giovanni. Non ho potuto venire io da voi perché era urgente, era una cosa e poi non mi potevo muovere da te. Ti chiedo scusa. Io volevo un'informazione precisa da voi. Se un milionario, è vero, se un milionario dovesse andare carcerato, che trattamento gli fanno? Giovanni, scusate, non ho capito che significa. Insomma, un milionario, è vero? Un milionario. Voglio dire come vitto, come alloggio. Ah, ecco. Beh, chi ha la possibilità si piglia una camera a pagamento e si fa venire mangiata fuori. C'è questa opportunità, è vero? Devi mangiare da fuori tutti i giorni. Tutti i giorni. La domenica il dolcetto. Dolcetto. Il conforto, per uno che sta là dentro, eccetera. Se capisce, la famiglia può venire a parlare. Certo, non tutti i giorni, c'è un giorno alla settimana. Un giorno alla settimana, e beh, poi tutti i giorni sarebbe pure scocciato. Uno pure vuole stare tranquillo. Oh, e questa camera quanto la fate pagare? Quanto costa? Beh, viene a costare, costa parecchio. Ormai è aumentato tutto, hanno ragione pure loro. Ma insomma, se si fa un contratto lungo, diciamo 5 anni, per esempio, si può avere un'agevolazione? No, vedete, Giovanni, la camera a pagamento c'è soltanto per il periodo istruttoriale. Ah. Eh sì, perché poi quando c'è la condanna si passa nella cella comune, dove tutto è gratuito. Là ci pensa il governo. Pensa tutto il governo? Tutto il governo. Un bel risparmio, vedi. Giovanni, ma in non capisco, perché non sapessi? Fammi parlare, vedi che sto parlando, aspetta sì, aspetta. La ghiaccia le cadine tu. Adesso volevo un'altra notizia. Per chi ha commesso un falso in atto pubblico che è un reato. Capisci che è un reato? Oh. C'è l'arresto immediato. Beh, secondo, se è confesso sì, se no ci vuole la denuncia. Oh, lui si confessa. Ma chi è? Poi vengono i testimoni e io vi do tutti i ragguagli che. Va bene, va bene. Notaio! Notaio, venite. Come avete visto? Meno di 10 minuti. Molto bene. Voi dovete fare da testimoni, io perciò vi ho chiamato. Abbiate pazienza, mi necessito questa vostra compiacenza. Quando sarà in comenda dovete testimoniare. No, ma quello che sentite e che vedete adesso. Abbiate bontà. Prego. Dunque, notaio. Io voglio un'informazione da voi precisa però, eh? Seguitemi bene. Se un tale, è vero, un tale, che ha commesso un falso in atto pubblico, è vero, allo Stato civile, per il riconoscimento di un figlio che non è suo, si costituisce alle autorità. Il riconoscimento viene annullato e il diritto all'eredità rimane a lui. Ongioa, complimenti. È proprio così. Ah, e adesso vorrei sapere un'altra cosa. Sì. Quando è poi che questo tale entra definitivamente in possesso dell'eredità? Gesù, don Giovanni, durante il periodo dell'istruttoria l'eredità viene fermata. Appena esce la sentenza di condanna, l'eredità viene consegnata al condannato. È sicuro? Sicuro. Brigadier, cacciate in manette, possiamo andare. In manette! L'autore del falso in atto pubblico sono io. Io mi firmo la dichiarazione. Brigadier, ma che fatti dell'arrestare? Ma che non l'ha fatto niente? Oh, no, quello è stato uno sbaglio. Mi deve arrestare. Le donne. Mi deve arrestare. Se non mi arresta lo denunzi per favoreggiamento. No, no, no. Mi rovino. Mi rovino. Mi rovino. L'amicizia è una cosa e il dovere è un'altra. Poi vado a brigadiere e faccio un falso. Ma almeno si può sapere. Ma almeno si può sapere.
Mi dice se non è morto, mi fa presto a giudicare. Per entrare in possesso dell'eredità che mio fratello mi aveva lasciato, nel caso in cui io non avessi avuto figli. Siccome io l'altro giorno per fare una formazione, per forma per guadagnare una cosa di soldi, capito? In questi momenti, ho dato il nome a un giovane che non c'aveva padre. E mi chiedeva che era una buona azione. E questo è il reato. Ah, quella carogna, c'era il notaio presente, dove dice, c'era un notaio qua, a questo posto. Il notaio l'ha pregato come un sacco. Quello mi ha regalato la mia non ho pigliato collo, no? No, che cosa? Dice sì, è vero. Io non sono tuo figlio, però la legge dice che lo sono. Allora non mi importa, la verità la voglio io. Non mi interessa se tu finisci alle le mani. Ma dite che sbagliano, scusa. Viceversa io mi denuncio. Il riconoscimento viene annullato. Il diritto all'eredità rimane a me, e lui resta senza moglie, senza soldi e senza pari. Milioni, una villa a Capri, oro, perle e brillanti. La croce così. Ma tu cinga! Come va a dire tu cinga? Vabbè, cinga, che ci vuole? Non basta le cinga. Don Giovanni, non vi preoccupate, che non vi facciamo mancare niente. E meglio tutte stagione, ve li porto io. La cioccolata ve la voglio portare io. Grazie a tutti. Adesso gli aranci ve li porti io. Siete troppo buoni. Anche io politici benzini, ma facci mai mancare. Oh sì, che lo piangi, guarda. Ci vogliono bene tutti quanti, mi vengono a trovare. Camera a pagamento, perché io vado con la camera a pagamento. Camera a pagamento, amici non ne mancano che ti fanno un'assistenza, che anche per te, anche per tutti quanti, che ti vogliono bene. Ma non, tu fai da mangiare, tu devi fare da mangiare, capito? Hai da mangiare, grazie a Dio. Quando si mangia il mangiare cucinato non c'è pericolo di pigliare malattie, si sta bene, in salute. Ehi, io poi scrivo bene, tengo una bella calligrafia, può darsi che mi mettono come scritturale, come qualche cosa. Tu porti il mangiare, io lo divido con gli altri, faccio amicizie, così hanno un occhio di riguardo. Ah sì, ci mettiamo tutto quanto, ci raccontiamo i fatti, non ci raccontiamo i fatti, una chiacchiera, un bicchiere di vino, una partita e passa la giornata. E che bello, papà, vengo pure io. Allora, io mi denuncio. Buongiorno, perché ti ho grande a me, quello è calcio. Scusate. E dite, ci vuole che le gaito briga lì, che è calcio. Allora non mi riusciamo a scusate, quando saluta mia moglie, deve fare malaugurie. Malaugurie, non dare. E dice è carcere, dice. Sì, dice è carcere. Ma perché brigadier, secondo voi questa casa non è un carcere? Voi scherzate. Una casa umida, gelata, che Dio lo sa. C'è in acqua da tutte parti, ma perché è buon tempo. Ma quando piove, qua vedi da sto finestrone entra tutto l'acqua perché è sfondata su. E si è salata. Ma non lo dice, lei corre con i secchi, con i stracci, continuatamente, è vero o no? Sì. Oh carcere, un letto duro, non vi dico, non vi potete muovere, le lenzuole sempre umide, voi le stirate, le asciugate in qualunque modo, dopo due minuti sono andata a volte. Mi giuro, mica dire, noi andiamo a letto la sera, è vero. Quando ci alziamo la mattina stiamo più stanchi di quando ci siamo qui. Io volessi far vivere in questa casa, non dico assai, ma un paio di mesi, brigadier, per andare con l'artritismo deformato. Sono pieno di dolore, non vedo l'ora di andarmene, ma non avete idea. Non vado di casa.
aspettate. Dove si mette? Cafforte. Ah, lo sai dire. Cafforte si mette. Quello non entra. No, non entra, quello non si toglie il cappello. Se lo si mette là, si aggrappa uno di quei ferri e non parla. Guarda. Ma così, ora. È peggio di un secondino. Chi le prende? Dite a me, brigadiere. Notai, in vero carcere la miseria. Voi con la miseria non vi potete muovere, segregazione cellulare. Io vado carcerato con i soldi da milionari, come non vuoi. E poi senta a me, Cristina, senta a me, guarda, senta a me. La fortuna deve costare sempre qualche cosa. Non è che si può avere una fortuna così, senza niente. Costa, i milioni fanno paura, Cristina. Si dice, sì, quella famiglia è fortunata, quella famiglia, avete visto? Ma da quello che si vede esternamente, e poi non si sa dentro quali sono le pene, i difetti, i dispiaceri. Ma che stai dicendo? Non è l'avvocato De Stefano, lo ricordo. Aspetta. O il brigadiere lo conosce, abita a due isolati a terra. È un avvocato, è un giovane che ebbe la fortuna di sposare una ragazza che aveva 35-40 milioni di dollari. Mise lo studio, le cause andavano bene, tutti quanti, avete visto la fortuna, si capisce, ha fatto quel matrimonio. No, dai, mi dispiace di dire. Da quel matrimonio è nata una bambina rachitica, non cresce. Ve lo potete spiegare. Lui è un bel giovane, lei è una bella ragazza. È un mistero. Emiliano, casamo. Ho un Atanasio farmacista. Ah, pure. Come? Quella ebbe la fortuna di vincere una quaderna. Ma la fortuna, non dico una somma grossa. Tutto quanto, ha cambiato posizione, l'invidia. No, ma che cos'è l'invidia? È vero, Enrico, dopo tre giorni, è andato sotto, Trump ci ha rimesso una gamba. E che? Tu se ne vede. Io pago anticipato. Senta a me. Io pago prima, significa che questa eredità a me mi costano 2, 3, 4 anni di caccia, può darsi con i precedenti buoni, con le attenuanti, 3, 4, non lo so. Quando esco i milioni non mi fanno paura, hai capito? Io guardo, dico, voi siete milioni, e beh, così, io vi ho pagato, entrate dentro, fate il vostro lavoro. Hai capito? Non da voi, fatto poco. Va, fatto poco, figlio un cappotto con brigadiere se la deve andare. No da, voi mi fate un piacere, anticipate voi una somma a mia moglie. Per vestito bianco. Sì, 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 sì. Anche per farla cambiare casa. Non che posso far stacca, non si resiste, non si può stare. E anche per la gente che vede, dice, lui se n'è andato là, ha lasciato la famiglia in quella casa. La mamma lasciando a posto. E preparate la pratica. Sì. Preparate la pratica perché oggi stessa devo firmare. Oggi, perché allora non facciamo il fatto tutto. Sì. Lo capiamo, non piace. Brigadier, vogliamo andare? Sì, sì, andiamo. Ci andiamo a prendere l'avvocato e il barone, così facciamo una imbarcata. Esatto, pure, va. Mi raccomando a tua madre, hai capito? Fai l'uomo. Posto del mio fisto, va. Stai solo, non c'è bisogno. Sta c'è l'umidità. Ma non c'è bisogno. Stai qua, vabbè, va. Stato buono. Stato buono, mi raccomando. Mi raccomando, allora poi l'accompagnate voi, perché quello non sa dove stare. Brigadier, vogliamo andare? Sì. Se no troviamo chiuso, è capace, no? No. Brigadiere, brigadiere, lo so, brigadiere, va bene.